Sostegno ai paesi poveri, fraternità solidale, insomma un nuovo patto globale per dire no alle disuguaglianze. Ne ha parlato Papa Francesco con i banchieri, economisti e i ministri delle finanze riuniti in Vaticano dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Per Bergoglio serve una nuova architettura finanziaria internazionale che sostenga lo sviluppo dei paesi poveri. Sentiamo. Sostegno ai paesi poveri, fraternità solidale, insomma un nuovo patto globale per dire no alle disuguaglianze. Ne ha parlato Papa Francesco con i banchieri, economisti e ministri delle finanze riuniti in Vaticano dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Per il Pontefice serve una nuova architettura finanziaria internazionale che sostenga lo sviluppo dei paesi poveri. Non siamo condannati alla disuguaglianza sociale, dice, né alla paralisi di fronte all'ingiustizia. Un mondo ricco e un'economia vivace possono e devono porre fine alla povertà, generare risposte creative per includere e nutrire gli ultimi invece di escluderli. Creando una nuova architettura finanziaria internazionale, ribadisce Papa Francesco, che sostenga lo sviluppo dei paesi poveri, alleviando il loro debito senza paradisi fiscali, evasione e riciclaggio di denaro sporco che derubano la società, con governi che difendono giustizia e bene comune rispetto agli interessi delle imprese e delle multinazionali più potenti. Il Papa vuole coinvolgere il mondo della finanza in un lavoro comune per porre fine alle ingiustizie della nostra attuale economia globale, dice. Siamo copartecipi dell'opera del Signore che può cambiare il corso della storia per la dignità di ogni persona, oggi e di domani, specialmente di coloro che ne sono esclusi, e per il grande bene della pace. Il mondo è ricco, tuttavia i poveri aumentano intorno a noi, dice Papa Francesco. Secondo i rapporti ufficiali, quest'anno il reddito mondiale sarà di quasi 12 mila dollari pro capite. Eppure centinaia di milioni di persone vivono ancora in condizioni di estrema povertà, senza cibo, alloggio, assistenza sanitaria, scuole, elettricità, acqua, servizi igienici adeguati e indispensabili. E aggiunge, quest'anno circa 5 milioni di bambini sotto i 5 anni, secondo le stime, moriranno a causa della povertà. Altri 260 milioni di bambini non riceveranno un'istruzione per mancanza di risorse a causa delle guerre e delle migrazioni. Una situazione, denuncia il pontefice, che ha portato milioni di persone a cadere vittime della tratta e di nuove forme di schiavitù come il lavoro forzato, la prostituzione e il traffico di organi. Tali realtà, però, chiarisce il Papa, non devono essere motivo di disperazione, ma di azione, perché si tratta di problemi irrisolvibili e non di mancanza di risorse. Per il pontefice deve esserci un nuovo modo di affrontare gli eventi che consenta di trovare e generare risposte creative alla sofferenza evitabile di tanti innocenti.